Nico, oh, ma a giugno fai gli anni? Sì, il 24 giugno. Ma ne fai 58? No, proprio 58 no. Tiri giù, eh? Ne fai 58,13 secondo me. La ditelo. Sì, eh. Nico? Sì? Ascolta, ma perché leggi la verità oggi? Perché è ora di fare luce su questo potere opaco e pervasivo che impera da tanti anni. Potere opaco, pervasivo, Fidenza. Boh. Vaselina! Nico, ascolta. Oh. Ma ho capito perché te vai al mare il 16 giugno. Il ballottaggio c'è il 9. No, ma c'è il ballottaggio? Sì, eh. Ascolta. Io ho capito una cosa, però. Sì. Vasari è un uomo di facciata. Eh. Il vero uomo da battere, sai qual è? Chi è? Ma te lo conosci? È quello, sai quello abbronzato, bello, col fisico scolpito? Sì, sì, sì. Quello che va in giro tutto cleccato con la brillantina. Quello sì. Lì, eh? Malvisi. Ma sai che ha fatto tutta la via Francigena con la borsa della Lidl a distribuire i santini e a insegnare uno per uno come si scriveva il nome per sceglierlo alle elezioni? Malvisi. Però ha preso 1180 voti e ha segnato bene. Bravo. Quello lì lo marco stretto, lo marco a uomo. Grazie bene. Nico? Oh. Ascolta, ma a Fidenza, lo sai che continuano a fare i lavori, continuano a fare le cose? Ah, ma non le facevano solo per le elezioni? Non lo so. Ma tu devi capire che la campagna elettorale non finisce mai. Ah, il sindaco poi, secondo me si è montato un po' la testa, hai visto? C'è l'autista. Ah sì, c'è chi c'ha l'autista, c'è chi c'ha il DJ, c'è chi c'ha. Comunque, Nico, ascolta. Oh. La campagna elettorale non finisce mai. No? Te lo ribadisco. Io mi sto già preparando fra 5 anni. C'ho già tutto il mio progetto. Bravo. Sai cosa faccio? C'ho un'idea che spacca, eh. Li mandiamo a casa stavolta? Mi fa vincere subito, eh. Grande, grande. Questi qui del potere occulto, a casa. Allora, bravo. Faccio così. Prendo una felpa e ci scrivo su, vigili di Fidenza. Ah. E vado in giro così. E poi sai qual è il mio motto? Mm. Prima i fidentini. E qui che cazzo? Di chi sarà già la questione?